Quest'anno l'INPS ha celebrato con orgoglio i suoi 120 anni di storia, dando luogo a diverse ricorrenze che hanno avuto inizio a Roma il 25 e 26 gennaio, nella splendida cornice di Palazzo Wedekind, e dove è stata allestita per l'occasione un'esposizione di opere di valore storico e artistico di proprietà dell'INPS. E presso la direzione generale di via Ciro il Grande, dove si sono svolti una serie di incontri su progetti che guardano al futuro. Le celebrazioni sono proseguite durante tutto l'anno, insieme ai cittadini, agli studenti, ai lavoratori e alle altre istituzioni pubbliche, sia nell'ambito di eventi e convegni, sia con una serie di incontri nelle scuole superiori, nelle università e nelle aziende, organizzate in collaborazione con le strutture INPS sul territorio. Fiere e manifestazioni sono state un'occasione importante per incontrare i cittadini e le altre istituzioni, per far conoscere l'INPS e per instaurare un dialogo costruttivo sulle tematiche previdenziali. Nella manifestazione di orientamento allo studio e al lavoro sono stati accolti nello stand dell'INPS numerose classi di scuola media e superiore, con le quali si è creato subito un clima di conviviale vitalità. I ragazzi hanno partecipato con interesse ed entusiasmo al gioco didattico proposto, prendendo confidenza con le tematiche del lavoro e della previdenza. Sono stati curati in modo particolare i contenuti comunicativi, richiamando personaggi e colori che appartengono al loro mondo per facilitare una relazione di vicinanza con l'istituzione. La grafica degli stand e il materiale informativo in uso sono stati realizzati in linea con tali principi, nella convinzione che giovani più informati possano scegliere il loro futuro in modo più consapevole. Proprio per l'attenzione che nutre verso gli studenti, l'INPS ha portato nelle scuole superiori il progetto La Previdenza nella storia d'Italia, conoscere il passato per costruire il futuro. Un incontro formativo alla scoperta delle origini della Previdenza italiana, fino ad arrivare alla rete di protezione sociale dei nostri giorni. Ai ragazzi è stata proposta la visione in aula di un documentario realizzato grazie alle memorie custodite nell'archivio storico dell'INPS, al fine di aiutarli a comprendere meglio i motivi che hanno portato l'Italia a sviluppare una rete di protezione per i lavoratori e illustrare il ruolo fondamentale che l'INPS ha avuto in questo processo. L'iniziativa più ambiziosa di quest'anno è stata in particolare l'avvio del progetto In viaggio verso le aziende, una campagna di comunicazione sviluppata direttamente presso le piccole e medie aziende italiane per diffondere la cultura della legalità e promuovere rapporti di cooperazione tra l'INPS, gli imprenditori e i loro dipendenti. Un percorso studiato per raggiungere i lavoratori direttamente sul posto di lavoro con l'ausilio dell'ufficio viaggiante INPS, fornito di 4 postazioni informatiche e di personale specializzato in grado di offrire il miglior servizio di consulenza previdenziale. Il viaggio dell'INPS si è chiuso a Matera, capitale europea della cultura per il 2019, la città italiana che oggi più di tutte regala uno sguardo sulla bellezza del passato e sulle nuove prospettive per il futuro.